Quando si parla di restauro è frequente sentir dire il tal lavoro ha riportato l'antico splendore, l'opera, l'edificio. Per esempio di questo si è detto recentemente in occasione dei restauri ai palchi del Teatro alla Scala di Milano. Quasi che fosse possibile riportare indietro le lancette del tempo ricostruendo quello che secoli prima era stato realizzato. E è curioso questo fatto perché fa parte del senso comune il fatto che una persona anziana non possa essere ringiovanita, ma viceversa si pensa che per gli oggetti questo sia possibile. Non è possibile per un motivo molto semplice, che gli oggetti che sono stati prodotti nel corso del tempo hanno subito una serie di vicende, di stratificazioni, di usi, di segni, possiamo dire, che la storia della natura e la storia degli uomini ha lasciato su questi oggetti, che sono compenetrati. Chi si occupa di restauro ha un'attenzione non tanto all'immagine degli oggetti che gli sono stati affidati, quanto ha un'attenzione per la materia di questi oggetti. E il problema del restauro non è tanto quello di portare all'indietro, di ricostruire uno stato originario, quanto piuttosto di tramandare al futuro, di far sì che quello che oggi rimane, certo risanato, certo reso meglio conservato, di portare al futuro in maniera tale che anche chi verrà dopo di noi potrà farne esperienza, potrà usarlo, potrà fruirne nei modi che riterrà opportuno. L'obiettivo che noi ci dobbiamo porre è quello di tener conto che non è significativa solo la fase originaria che l'oggetto ha avuto, quella in cui è stato prodotto quando era nuovo, ma è altrettanto significativa l'insieme delle stratificazioni che questo oggetto ha subito nel corso del tempo e che certe volte possono anche essere più importanti di quella originaria. Un'idea del restauro selettiva in cui una fase è più importante di un'altra non solo è sbagliata perché tutta la storia è significativa in sé, ma è sbagliata perché il giudizio che noi diamo su una determinata fase, per esempio una trasformazione che un edificio ha subito nel corso del tempo e che giudichiamo oggi negativamente, non è detto che da qui a qualche tempo non potrebbe essere valutata con una prospettiva, con un'attenzione diversa. A titolo d'esempio posso dire che quando un tempo si usavano termini come gotico, come barocco, come impressionismo, questi termini erano connotati da un significato negativo e che viceversa oggi, come sappiamo, questi termini sono utilizzati comunemente per classificare delle fasi della nostra storia dell'arte. Possiamo immaginare che anche quello che in futuro sarà preso in considerazione e sarà giudicato in modo diverso da come oggi noi lo giudichiamo. C'è un altro motivo importante per cui noi possiamo e dobbiamo parlare di conservazione quando affrontiamo il tema del restauro, che è quello legato al fatto che oggi le tecniche diagnostiche di cui disponiamo sono in grado di darci una quantità di informazioni che fino a qualche tempo fa erano impensabili. Per esempio, è possibile datare determinati materiali attraverso la dendrocronologia, la termoluminescenza, il carbonio 14. La ricerca genetica ci consente oggi di conoscere materiali e la storia di questi materiali organici così come si è sviluppata nel corso del tempo, da dove sono state importate certi materiali, dove sono arrivati, che fine hanno avuto. Tutti questi elementi di conoscenza, se la materia originale dell'opera fosse stata distrutta per essere sostituita con una nuova materia che ne ricostituiva solamente l'immagine ma non la sostanza reale, evidentemente tutte queste informazioni sarebbero
perse e perse per sempre. C'è un secondo aspetto importante della ricerca attuale nel campo del restauro, che è quello legato alla diagnostica, non tanto per ricostruire la storia di un oggetto, di un manufatto, quanto piuttosto per conoscere i materiali di cui questo manufatto è composto, per conoscere i fenomeni fisico-chimici che sta subendo, per individuare le cause di questi fenomeni, che spesso sono fenomeni di degrado che mettono in pericolo il bene, per individuare gli eventuali rimedi che possono essere messi in campo e monitorare gli effetti di questi rimedi nel corso del tempo. Se c'è una materia che è politecnica, visto che qui siamo al Politecnico, vale la pena di dirlo, se c'è una materia che è politecnica è proprio il restauro, perché sono contemporaneamente coinvolte quasi tutte le discipline scientifiche e umanistiche che devono agire per fornire informazioni, conoscenze e rimedi per poter tramandare, come ho detto all'inizio, l'opera che ci interessa al futuro. Abbiamo visto che chi si occupa di restauro oggi deve fare riferimento a molte discipline, a molte tecniche, non solo quelle umanistiche, ma anche quelle chimico-fisiche, della diagnostica e così via. Ora, il problema di queste discipline è che in genere si sono sviluppate a partire da problematiche, a partire da esigenze che non sono quelle specifiche del progetto di conservazione, quanto piuttosto quelle originarie dei temi di ricerca della chimica industriale, della ricerca geotecnica, della ricerca aerospaziale e così via. Settori che ovviamente dispongono di risorse in genere più avanzate che non quelle del campo del restauro e che di conseguenza hanno saputo produrre innovazione prima del nostro. Noi ci troviamo ad usare di queste discipline, di queste strumentazioni, di queste metodiche a un secondo livello. E naturalmente questo comporta la necessità di adattare, di calibrare queste discipline, queste metodiche in rapporto alle problematiche che noi poniamo. Ora, il problema che si pone è quello di riuscire a far dialogare questi due mondi, i mondi del progetto di conservazione e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica più avanzata. Dicevo prima, se c'è materia politecnica è quella del restauro, bene, la sfida per un Politecnico come il Politecnico di Milano è proprio questa: riuscire a trovare elementi di coordinamento, spazi di sinergia, progetti di ricerca in comune tra queste diverse discipline, in modo da poter avanzare sia nel campo della conoscenza che nel campo del progetto di conservazione e di conservazione programmata per il futuro. Il primo compito che ci siamo posti è stato quello di trovare un luogo di coordinamento, un luogo fisico anche, che abbiamo chiamato Centro per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, che ha proprio l'obiettivo di creare queste sinergie, di costituire il luogo di incontro tra le diverse discipline politecniche che potenzialmente potrebbero essere interessate nel nostro campo e definire, se possibile, progetti di ricerca comune.